Grazie ad AILAC per l'invito e grazie a Softi per la tavola rotonda che seguirà. Ci troviamo in un groviglio di cause ed effetti, e peraltro questa è la settimana della consapevolezza miopia. Come insorge la miopia? Cosa induce? Se è una miopia ce ne sono varie. Cosa si può fare prima che diventi miopia con quella condizione che è chiamata premiopia? L'errore refrattivo nell'arco vitale tende a variare, si sa da tempo, con un andamento un po' tipico. Normalmente si parte da un po' di ipermetropia e poi l'occhio si allunga e tende ad annullare questa ipermetropia per poi cambiare più avanti nella vita. Ma se non funziona, questo allungamento induce la miopia. Quando pensiamo a questo allungamento che viene gestito a livello locale dall'occhio, dobbiamo considerare che in presenza di ipermetropia si ha a che fare con un fattore promotore dell'allungamento, quindi l'occhio tende a allungarsi come volesse mettere a fuoco l'immagine sulla retina. Se invece c'è una presenza di miopia, l'occhio tende a bloccarsi. Come si vede, anche questo chiede ulteriori considerazioni, se no non quadrano certe progressioni miopiche. La lunghezza assiale è un fenomeno più lento e assieme a questa ci sono variazioni della cornea, sempre una variazione lenta, della coroide, che è una variazione invece rapida, del cristallino, che è una variazione lungo tutto l'arco vitale. Quest'idea di stop and go, di allunga oppure blocca, pare non essere un risultato di un fallimento, quel che è geneticamente determinato quando dà miopia, ma pare più che altro un adattamento. Quindi, più che un fallimento genetico, uno statico, sembra un adattamento dell'occhio alla condizione ambientale. I segnali di go e stop sono diversi perché se c'è un defocus ipermetropico o a lungo, durevole, si crea questo segnale di allungamento. Se invece c'è un defocus miopico, basta anche poco perché si blocchi l'allungamento. Quindi dovrebbe essere un dibattito finito, ossia che la miopia è più ambientale che genetica. Non pare possibile che un aumento della miopia, come stiamo vedendo adesso, segua una variazione genetica. Si sa che i geni prevalgono solo in certi casi di miopia elevata, e quindi gli autori Morgan e Rose parlano proprio di un dibattito che è già giunto alla fine. La miopia è di causa ambientale. Quante miopie realmente? Ma realmente si sta parlando di tre forme. Una miopia generale, che è quella con un inizio un po' più tardivo, progressione lenta, l'entità che rimane sotto le 6 diopie. Una miopia elevata, che è più rara e ha diverse cause e diverse nature, che è inizio precoce, progressione più rapida e elevata, e l'entità tende ad arrivare più avanti. E una miopia patologica, che è associata alla presenza di condizioni del fondo, e quindi viene chiamata anche sindromica o degenerativa. Poi ci sono le forme anomale, per cui ci sono la pseudomiopia e altre condizioni. La miopia degenerativa o patologica, come si vede in questa classificazione ICD dell'OMS, è posizionata in una classe a sé, quella che si vede in basso, come si vede in questa situazione, ossia come miopia degenerativa elevata e progressiva, mentre la miopia generalmente parlando rimane classificata con ipermetropia, l'astigmatismo, la presbiopia. Anche nei dati più recenti, i lavori dell'Istituto internazionale di miopia, si parla di miopia patologica quando la miopia patologica ha complicanze del fondo. Ed è ben distinta dalla miopia elevata, quindi ci sono anche miopie che hanno complicanze del fondo che non sono elevate, ovviamente meno frequenti, però non è automaticamente che una miopia elevata abbia una complicanza del fondo e quindi vada definita patologica. Quando si parla di questo termine di malattia, di patologia legato alle ametropie, bisogna pensare che le ametropie sono più generalmente guardate come una sorta di disordine, quindi si differenzia quella che è la condizione dell'ametropia, che come abbiamo visto potrebbe essere un adattamento, potrebbe dare funzionalità. Nel mio caso, ad esempio, io sono un anisometrope miope su un occhio, e questo mi ha permesso di essere di ottima funzionalità, visivamente parlando, fino ai 57 anni. Quindi, nel mio caso, la miopia monolaterale è diventata funzionale come compensazione della presbiopia. Quindi, bisogna capirsi bene. Come dice il lavoro della Scalli, in questo caso, noi non sappiamo bene cosa sia una malattia. Noi siamo tutti d'accordo che ne abbiamo vista una di malattia, sappiamo cos'è, però è difficile da definire, come capita in tanti frangenti. La malattia è più che altro una definizione convenzionale, sociale, più che una definizione scientifica. Peraltro, quando parliamo della correzione ottica, la correzione ottica per sé non induce patologia, non induce malattia. Prima dell'inizio della miopia, noi diamo queste strategie, che è quella di uscire e giocare, una strategia ormai consolidata, nota, all'esterno, perché pare che sia sia protettivo all'esterno, sia protettivo non stare all'interno. Quindi sia l'illuminazione, sia il fatto di non avere attività come è in questa condizione, dove l'ambiente a breve distanza tende a proporre delle vergenze in periferia che sono miopigene. Per quanto riguarda l'illuminazione, ci sono tentativi come questa Glass Classroom, ossia di avere illuminazioni molto superiori a quelle standard di una classe. Da tempo si sa che nella parte, diciamo, inizio scolare c'è una variazione interessante a quegli anni, ai 6 anni circa, 5, 6, 7 anni, c'è un inizio. Ci sono alcuni trend, alcune tendenze, ossia ci sono ipermetropi che vedono crescere un po' l'ipermetropia, ipermetropi che rimangono su questa ipermetropia come nel caso B. Nel caso C è la tendenza un po' più frequente come nel caso D, dove c'è un'ipermetropia che però cala, pian piano che aumentano gli anni, si va verso i 10 o 12 anni, oppure nel caso D con una pendenza un po' superiore. Poi ci sono i casi come l'EF, dove ad esempio dall'EF si passa da una condizione ipermetropica e si finisce a una condizione miopica con una progressione molto rapida, e nell'E invece si parte già con una condizione miopica e si finisce in una condizione miopica anche in questo caso.
un dato che quindi diventa molto chiaro fin dagli anni 60, che se un bambino di 5-6 anni ha un'ipermetropia che viene considerata fisiologica di 0,75, 1, 1,25 circa, è una condizione che è protettiva per quanto riguarda l'inizio di miopia e quindi bisognerebbe verificare che ci sia questa ipermetropia. Quando si parla di premiopia si può andare un passetto più avanti e l'ipotesi era quella di dare una correzione per parte dell'ipermetropia presente all'inizio, ai 5, 6, 7 anni, se c'è ancora, per tentare di mantenere questa ipermetropia. C'è uno studio di Medina del 2018 che dice che la strategia funziona e quindi invita all'applicazione. Qual è il contro? Perché significa dare un trattamento ottico per l'ipermetropia in una situazione dove il disturbo non c'è bisogno di niente. Quindi ne ho parlato una volta sia con Logan sia con Evans e dicevano per loro era un problema che ci fosse una condizione dove si dà una correzione e non c'è nulla. Noi siamo già visti un po' come persone che vogliono vendere qualcosa, ha senso come considerazione, quindi si potrebbe dire noleggiare la correzione in qualche modo, come si fa ad esempio per il visual training. Altro indicatore è questo eso shift prossimale che si vede in certi ragazzi che mostrano un'esocoria prossimale all'inizio dei 5-10 anni, cioè questo, e quindi si considera un marcatore da monitorare perché potrebbe essere un marcatore per la miopia. Si sa che se si scelgono i casi di miopia, e quindi non è tutta la miopia, ma è la miopia che presenta anche eso prossimale e si adotta per quei casi una riduzione dell'esoforia prossimale, come è stato fatto nel lavoro di Haller del 2016, si vede che la riduzione della progressione miopica è massiccia. Si sapeva già da tempo che chi ha esoforia prossimale tende ad avere maggiori progressioni, quindi anche intuitivo un'esoforia prossimale va in qualche modo aiutata e compensata e ha anche questo pregio di moderare la progressione. Ci può essere qualche simulatore che vi aiuto, come quello che vedete qui, dove identifica che usando una lente a contatto morbida multifocali, facendo riferimento alla letteratura scientifica, ben che vada si fa una riduzione del 49% e quindi dagli 8 ai 17 anni ci si augura che la persona finisca a meno 2 diottrie di miopia, 2,16, ma se invece non si fosse fatto bene il lavoro, poteva finire a meno 3,75. Quanta miopia all'anno è accettabile? Di fatto sto parlando di 0,20-0,25 diottrie all'anno. Curiosamente è simile 0,20 mm all'anno, che però inducono una variazione diversa. Quando invece si passa a 0,50 all'anno, 0,34 di lunghezza assiale, sono condizioni critiche. Se si riduce al 50%, 30, 40, 50%, un buon ottenimento, se invece si immagina il massimo, dovrebbe essere un 70. Un millimetro di variazione di lunghezza assiale è circa 3 diottrie, lo si sa, ma realmente può anche essere meno, arrivare a una diottrie 77, dipende dalla dimensione che si considera, ossia da dove parte l'allungamento del bulbo. Quindi quando si parla di 0,20 si parla di circa 0,58 diottrie o 0,35. Sullo sfondo si vede un'immagine dell'uso di un biometro con un software dedicato per il controllo miopico, la valutazione assiale sta diventando uno standard. Quanta miopia in Europa? Questi sono i dati più recenti di un paese ancora europeo nello spirito. La miopia va dal 24 al 32%. Stiamo parlando di un'analisi su 23.000 bambini dell'ospedale Moorfield in questi ultimi 10 anni. Se la miopia è lieve, si parla di una progressione di 0,16 di diottrie all'anno. Se è un po' più progressiva, si parla di 0,40, un po' più alta, maggiore nelle ragazze tendenzialmente. Se è questa forma progressiva, tende a essere più rapida con l'inizio un po' prima. E curiosamente non ci sono grandi differenze tra varie etnie, vari background genetici, quando c'è l'ambiente urbano che accomuna questi bambini. E quindi l'ambiente urbano tende a innescare questa condizione. Ci sono dei lavori per predire la miopia con il machine learning e quindi con l'intelligenza artificiale che si stanno rivelando interessanti. Appena iniziata la miopia, però, cosa si può fare? Generalmente si dice evitare l'occhiale monofocale a permanenza. Lo si vede anche qui sotto in un'immagine a relazione al professor Bruce Evans al convegno europeo di European Academy. Anche l'uso part-time degli occhiali monofocali causa un aumento di progressione. Sottocorrezione è già stata abbandonata perché tende a aumentare la progressione. A questo punto, se la progressione è più forte, cercare una strategia efficace e al tempo stesso non esagerare quello che è il rischio della miopia per evitare i trattamenti sproporzionati, perché c'è un battage un po' troppo forte che magari per la persona non può essere chiaro nelle varie dimensioni. Gli occhiali standard inducono miopia, ormai lo sappiamo. Un lavoro di Medina dice che gli occhiali standard sono causa della progressione miopica strettamente perché si soddisfa questo feedback, questa funzione di feedback. Avevamo fatto un lavoro con Anna Chiara Marra e il professor Beghi e pareva condivisibile. È un lavoro matematico, di modello matematico, quindi aspettiamo conferme. Invece un altro lavoro clinico, il lavoro di Sun del 2017, che dice che se si confronta la non correzione, che è diversa dalla sottocorrezione, la non correzione con la correzione piena nei ragazzi di 12 anni, si vede che la non correzione dà una progressione minore della correzione piena, quindi conferma quello che abbiamo appena detto. Quindi una delle opzioni è non correggere la miopia iniziale e monitorare la progressione. E considerare anche che, visto che c'è questa differenza di 0,13, di ripensare certe volte le strategie riferite agli occhiali monofocali dovrebbero essere un po' più basse di questo 0,13, ad esempio per le varie tecniche di controllo miopico.
Alla fine cosa ci rimane? La necessità di condividere le strategie. Questi turbini di dati serve una strategia condivisa tra esperti del proprio ambito operativo con le raccomandazioni, position paper, le linee guida. Grazie e buona giornata.